Seconda parte della video lezione su Alla Luna di Giacomo Leopardi, eravamo a Ma nebuloso e tremulo dal pianto, cioè al verso 6. È interessante, dicevo, non solo per la tematica del vago e dell'indefinito questo verso, ma anche perché chi è nebuloso e tremulo? Il volto della luna, cioè il volto della luna è nebuloso e tremulo, come se in qualche modo partecipasse alla affezione del poeta. Cioè il poeta piange, ma è il volto della luna a apparire nebuloso e tremulo. Cioè questo tremore è come trasferito dall'animo del poeta al volto della natura. Cioè, in questi versi troviamo un altro elemento tipicamente romantico, che è l'elemento della corrispondenza tra l'uomo e la natura. Cioè, se l'uomo prova un sentimento, in questo caso di tristezza e angoscia, la natura partecipa al suo sentimento. Cioè c'è una sorta di fusione tra l'uomo e la natura. La natura partecipa dei sentimenti dell'uomo e l'uomo si vede riflesso nella natura, vede riflessa la propria emotività nella natura. C'è questa corrispondenza uomo-natura. Natura uomo, molto interessante anche questo aspetto. Arriviamo al centro della poesia. Che travagliosa era mia vita. Questo che è un che causale, vuol dire poiché, non è un pronome relativo. Che travagliosa era mia vita. Attenzione, qua siamo quasi al centro della poesia. Questa poesia ha 16 versi. Che travagliosa era mia vita, è tra il verso 8 e il verso 9, quindi siamo proprio al centro della poesia. Al centro della poesia che cosa c'è? C'è l'aggettivo travagliosa, cioè difficoltosa, angosciosa. Tra l'altro con questa bellissima allitterazione di lieu con la parola ciglio. Travagliosa era mia vita. E non so se notate anche l'enjambement. Travagliosa era mia vita. Leopardi ama molto le inarcature, gli enjambements. Cioè, il poeta utilizza negli idilli, come abbiamo detto, dei versi piani, in cui non ci sono tante figure retoriche, non ci sono tante inversioni. Abbiamo visto, sì, c'è un iperbato prima. Generalmente la sintassi corrisponde, alla metrica del verso. Tuttavia, non sempre questo accade perché talvolta volutamente il poeta inserisce degli enjambements e quando li inserisce significa che sono importanti. Qua, ad esempio, c'è in enjambement era la mia vita, poi ci sarà la ricordanza, poi ci sarà del mio dolore, poi la speme e poi il rimembrare. Cioè tutte parole fondamentali per capire la lirica. Travagliosa era la mia vita. Questo enjambement mette da una parte in luce la parola travagliosa, dall'altra mette in luce che tutta la vita del poeta è difficile, cioè lo era l'anno prima e lo è adesso. Cioè la vita del poeta continua ad essere difficile e lo dice molto precisamente ed è ne cambia stile. Qua siamo al centro preciso della lirica. Questo verso, che è il verso 9, è molto diverso dagli altri perché se abbiamo detto il ritmo di questa lirica è molto pacato, piano, questo verso 9 non lo è per niente. Vedete, è un verso quasi franto, cioè frammentato. Era mia vita ed è ne cangia stile.
è diviso prima da un segno di punteggiatura forte, poi dalla virgola. È un verso diverso dagli altri di questa lirica, proprio perché avviene qui un passaggio, dal passato al presente. Tutta la prima parte della lirica era al passato. Io venia pien d'angoscia a rimirarti, pendevi allor su quella selva, il mio pianto sorgea, il volto apparia. Perché Leopardi sta parlando del ricordo. Io mi rammento che facevo tutte queste cose qua. Adesso il ricordo è finito e si passa al presente. La mia vita era travagliosa e lo è ancora. E non cambia stile, cioè e non cambia modo di essere. Questa espressione cambia stile è anch'essa un'espressione petrarchesca. O mia diletta luna, o mia graziosa luna, si è aperta la lirica, qua abbiamo o mia diletta luna, cioè abbiamo una seconda apostrofe. È come se avessimo concluso la prima parte della lirica in un modo circolare. Cioè avevamo iniziato con un'apostrofe alla luna, concludiamo con un'apostrofe alla luna. Il poeta ha sostanzialmente descritto qual è la sua situazione. La parte soggettiva della lirica finisce qui. La parte soggettiva della lirica era a sua volta composta da due parti, la prima più positiva, in cui si mette in luce il dialogo tra il poeta e la luna e la bellezza della luna, la seconda più negativa, in cui invece emerge il pianto del poeta. A questo punto, esattamente a metà della poesia, la parte soggettiva della lirica si conclude. Leopardi ha descritto qual è la sua situazione. Lui un anno prima andava sul colle, guardava la luna, piangeva. Adesso torna a guardare la luna come un anno fa e la sua situazione non è cambiata. Questo è l'elemento biografico. Si conclude qui. A partire da questo punto, ok? A partire da questo punto, la seconda parte della lirica si concentra invece sull'argomentazione filosofica. Prima però di passare alla seconda parte della poesia, volevo farvi notare un'ultima particolarità retorica, che è questa. Tra vita e ed c'è una sinalefe, nonostante la presenza dei due punti. Vedete? Vita ed è in sinalefe. Quindi, nonostante la punteggiatura, il poeta ha scelto di mettere in sinalefe la parte del verso con il verbo al passato e la parte del verso con il verbo al presente. Spero che ti ricordi, che tu ti ricordi cosa sia la sinalefe. Se non te lo ricordi, vallo a riguardare perché è importante. Come dire, il passato e il presente sono separati, due punti, ma sono anche uniti, sinalefe. Cioè, è chiaro che il presente non è il passato, sono separati. Prima c'è il verbo al passato, era mia vita, adesso c'è il verbo al presente, e ne cambia stile. Tuttavia, in Leopardi il presente e il passato sono in qualche modo fusi. Il tempo del passato si fonde con il presente, così come le due vocali, la sillaba finale di vita e la sillaba di ed, si fondono nella sinalefe, così il passato, era mia vita, si fonde con il presente ed è.
Vedete l'importanza delle figure retoriche nelle poesie, perché le figure retoriche nelle poesie, anche quelle semplicemente metriche, hanno un significato, non è puro significante, è anche significato. Il passato si fonde con il presente. E come fa il passato a fondersi con il presente? Dove può avvenire questa fusione del passato con il presente? Ma, ragazzi, nella memoria. La memoria è il luogo dove il passato si fonde con il presente. E questo verso sta proprio a indicare la memoria. Era mia vita ed è, dove era ed è sono uniti con la Sinalefe. Sinalefe che si ritrova poi al verso successivo, proprio per indicare l'unità delle due parti della poesia, quella diciamo così bozzettistica, biografica e quella filosofica. Inizia qui, dopo l'apostrofo alla luna, la parte filosofica, dopo il punto. Eppure mi giova, cioè mi fa piacere, anche mi giova è un termine molto utilizzato da Petrarca, la ricordanza, cioè il ricordo, ricordo io che il titolo di questa poesia fino al 26 era La ricordanza. E il contare gli anni, l'età letteralmente, del mio dolore. Mi piace il ricordo e contare gli anni del mio dolore. Attenzione, bellissima questa noverar che significa contare. L'età del mio dolore, come se il dolore avesse un'età. Qualche critico ha notato che è come se il dolore fosse un compagno del poeta, quasi come se fosse antropomorfizzato, a cui si può chiedere l'età. Tu ti porti in giro un cagnolino, la gente ti chiede quanti anni ha? 2 anni, 3 anni, 4 anni. E Leopardi si portava in giro il dolore e si divertiva a contare quanti anni aveva questo suo dolore. Lo abbiamo già visto prima, il ricordo è bello anche quando è doloroso, perché il piacere si trova nel ricordare stesso, non nell'oggetto del ricordo. Ecco perché gli piace il ricordo, anche se è un ricordo doloroso. A questo proposito, molti critici citano un passo dello Zibaldone che è molto simile dal punto di vista del significato a quello che Leopardi vuole darci da intendere a questa lirica, che è un passo del 25 ottobre del 1821, che vi pregherei di leggere con molta attenzione perché il poeta ci parla esattamente di quello che possiamo intuire nella lirica alla luna. Qua ce lo dice nello Zibaldone con molta più chiarezza. Leggiamo con attenzione. Per la copia e la vivezza delle rimembranze sono piacevolissime, poeticissime tutte le immagini che tengono del fanciullesco. Saltiamo 2 righe, andiamo qua dove è evidenziato in neretto. Siccome le impressioni, così le ricordanze della fanciullezza, in qualunque età, sono più vive che quelle di qualunque altra età. E sono piacevoli per la loro vivezza anche le ricordanze di immagini e di cose che nella fanciullezza ci erano dolorose o spaventose. Rileggiamola. E sono piacevoli anche le ricordanze di immagini e di cose che nella fanciullezza ci erano dolorose o spaventose. E per la stessa ragione ci è piacevole nella vita anche la ricordanza dolorosa.
E quando bene la cagion del dolor non sia passata, e quando pure la ricordanza lo cagioni o lo accresca, come nella morte dei nostri cari, ricordarsi del passato, eccetera. Parafrasando in italiano attuale, per la stessa ragione ci è piacevole nella vita anche il ricordo doloroso, anche quando la ragione del dolore, la causa del dolore, non è passata, e anche quando il ricordo causi o accresca il dolore stesso, come quando ci ricordiamo, Dio non voglia, i nostri cari defunti. Non so, se avete colto, come questo è esattamente il significato della nostra lirica. Anche se il ricordo è doloroso, tuttavia è piacevole. E lo abbiamo detto prima il perché. La ragione è che il ricordo continua a far vivere qualcosa che è morto. Ma c'è un'altra ragione. Se tu ti ricordi quello che è avvenuto in passato, ad esempio nella fanciullezza, ti ricordi un momento della tua vita in cui c'era più spazio per la speranza e meno spazio per la delusione. E questo spiega i versi successivi. Oh, come gradito capita nel tempo giovanile, il soggetto è il ricordare le passate cose, sebbene sia triste e sebbene l'affanno continui. Questa è la parafrasi dei versi successivi. Togliete questi versi 13 e 14 e leggete così: o come grato occorre il rimembrare delle passate cose, ancorché triste, e che l'affanno duri. Ok? Togliamoli proprio questi due versi, dopo li rimettiamo. Eccolo qua. O come grato occorre rimembrare delle passate cose, ancorché triste, che l'affanno duri. Cioè, la poesia si conclude con una sorta di sentenza. A Leopardi piacciono queste conclusioni sentenziose, come le sentenze dei classici, con queste frasi molto icastiche. Cosa significa questa frase? O come gradito, grato un latinismo, è ricordare le cose passate, benché l'affanno duri. Esattamente quello che abbiamo letto nello Zibaldone. Ci è piacevole nella vita anche la ritornanza del dolore, quando pure la ricordanza non sia passata, anzi lo cagioni o la cresca. E qua dice lo stesso: com'è gradito il ricordare, ancorché triste. Ok? Sebbene le cose che sono passate siano tristi, sebbene il ricordo sia doloroso e sebbene l'affanno duri ancora. Attenzione, questo triste non è riferito a rimembrare, ma è riferito a cose. Cioè, sebbene le passate cose siano tristi, cioè questo triste è il plurale femminile dell'aggettivo tristo, non è un singolare triste, ok? Quindi è riferito a cose, la parola triste non è riferita a rimembrare, questo giusto per precisare. Comunque, la parafrasi non cambia, perché il significato è quello, cioè il ricordo è gradito anche quando è doloroso. Il ricordo è piacevole anche quando è doloroso, proprio perché è ricordo, e benché l'affanno duri. Dove la parola affanno è probabilmente soggetto di duri, cioè benché l'angoscia continui. Qualche critico però ha considerato questo duri come un verbo transitivo che ha come complemento oggetto l'affanno. Quindi, e benché
il ricordo produca, faccia continuare l'affanno. Questo è forse grammaticalmente un'interpretazione un po' più stiracchiata, ma dal punto di vista contenutistico non è del tutto peregrina, perché riprodurrebbe quello che diceva Leopardi nello Zibaldone, che il ricordo è piacevole anche quando la causa del dolore non è passata, che è il rimembrare del passate cose ancorché triste, ok? Ma anche qualora la ricordanza lo cagioni o la cresca, cioè produca il dolore stesso. Anche quando il ricordo produce l'accrescersi del dolore, il ricordo rimane lo stesso piacevole. Quindi questo l'affanno duri potrebbe indicare questo accrescere del dolore di cui Leopardi parlava nello Zibaldone. Ok. Perché ho tolto questi versi? Intanto per farvi capire meglio il senso della frase, perché anche qua c'era un iperbato, in quanto il rimembrar è il soggetto, un infinito sostantivato, che ha come verbo occorre e grato come complemento predicativo del soggetto. Ma anche per una seconda ragione. Ecco, adesso rimettiamo questi due versi. Non appaiono nell'edizione del 26 degli Idilli, non appaiono nell'edizione del 31 dei Canti, non appaiono neanche nell'edizione del 35, appaiono solamente nell'edizione dei Canti del 45, che è stata pubblicata dopo la morte di Leopardi dal suo intimo amico Antonio Ranieri. Cioè Ranieri ha inserito questi due versi nella poesia. In realtà non ha fatto un'operazione del tutto arbitraria, perché questi due versi sono di Leopardi. Ranieri li ha trovati scritti a mano da Leopardi in una sua personale edizione dei Canti del 35. Leopardi aveva in mano l'edizione dei suoi stessi canti, aveva annotato delle correzioni da fare per una possibile edizione successiva. Poi il povero Giacomo è morto nel 37, non ha avuto modo di vedere la terza edizione definitiva dei canti. Antonio Ranieri, il suo amico, ha trovato questi appunti di Leopardi e ha modificato la poesia sulla base di questi appunti. Quindi l'edizione del 45 dei Canti, l'edizione definitiva di Le Monnier, sono stati inseriti questi versi 13 e 14, che in effetti pongono una sorta di limitazione rispetto a tutto quello che il poeta ci ha detto finora, perché dice: "Oh, come è gradito ricordare il passato, ma nel tempo giovanile, quando la speranza ha ancora lungo il corso e breve lo ha la memoria." Cioè, quando la speranza è ancora lunga e la memoria invece no. Quindi Leopardi introduce una notevole limitazione rispetto a quello che aveva detto nel 19. Quando lui è ormai vecchio, non si illude più come aveva fatto nel 19, dice come è gradito il ricordo quando si è giovani. Quando lui è maturo, anche il ricordo non gli piace più. Perché il ricordo sia piacevole, occorre avere ancora speranza e la memoria deve avere corso breve. Ok? La visione di Leopardi, dopo il 35 è evidentemente una visione molto più pessimistica, molto più delusa. Neanche il ricordo ci può più dare quel piacere che lui ancora provava negli anni precedenti. Quindi, questi due versi indicano una, notevole limitazione a quella teoria del piacere e del ricordo di cui abbiamo parlato fino a questo momento, perché la riduce al solo tempo giovanile.
La speme è ovviamente la speranza, dal latino spes, spei, accusativo spem, quindi si tratta di un latinismo. Però è importante anche questa precisazione perché ci dà un'ulteriore indicazione a cui abbiamo fatto accenno prima sul significato della memoria per Leopardi. Cioè, il ricordo è piacevole anche perché noi ci ricordiamo del momento della nostra vita in cui la speranza aveva ancora una lunga prospettiva davanti. Ok? È chiaro che a te, che sei un ragazzo o una ragazza, è difficile far capire contenutisticamente questa tematica, perché probabilmente tu non hai dei ricordi di tanta vita passata, però tieni anche conto che Leopardi scrive la poesia, nella sua prima stesura quando ha solamente 21 anni, quindi, magari alla tua età o qualche anno più di te, e comunque anche tu avrai i tuoi ricordi e ti accorgerai probabilmente che quando ricordi il tuo passato, questo passato ti appare più bello di quello che effettivamente è, di quello che effettivamente è stato. Perché c'è questo, perché si produce questo effetto? Proprio perché in realtà tu ti ricordi un momento della vita in cui le prospettive future erano molto più ampie, in cui si poteva essere tutto per possibilità, mentre quando tu diventi adulto e fai certe scelte, le prospettive a un certo punto si chiudono. Non so se avete mai sentito dire a qualcuno della mia età, che ho 40 anni, o qualcuno anche più vecchio, forse più giovane, dire ai miei tempi era tutto diverso e si ricordano di tempi passati con grande malinconia, con grande nostalgia, ma anche con grande piacere. È molto comune e succedeva anche quando ero ragazzo e succederà sempre perché il ricordo ci dà un'immagine distorta della realtà, ci sembra sempre più bello di quello che è. E Leopardi, in questa poesia, nello Zibaldone, cerca di farci capire la ragione per cui il ricordo ci dà questa immagine distorta, perché il ricordo è sempre più piacevole in quanto tu ti ricordi un momento della tua vita in cui la speranza aveva ancora un lungo corso, in cui cioè c'era una prospettiva del futuro molto più ampia di quella che non si ha da adulti, perché una persona di 40 anni da vivere a massimo altri 40, 50, 60, ma una persona che invece ha la tua età ne ha molti di più di anni da vivere. All'epoca di Leopardi, poi probabilmente non si arrivava certo a 90 anni. E quindi si tratta di una falsa prospettiva, si tratta di un'immagine distorta dei ricordi. Il poeta ci sta spiegando come mai avviene questa sorta, di deformazione, come uno specchio deformante del ricordo, perché poi il ricordo ci dà piacere. E anche a te penso che ogni tanto ricordare magari i momenti della tua infanzia o della tua prima adolescenza ti dia un piacere. Ti sei mai chiesto come mai c'è questo piacere, come mai ti capita di provare questo piacere? Ecco, Leopardi se l'è chiesto e si è dato una risposta. Bene, spero di essere stato chiaro. Se c'è qualsiasi domanda, puoi rivolgerti a me, se sei un mio studente con WhatsApp, altrimenti scrivendo sui commenti di questo video. Se tu vuoi adesso puoi chiudere questo video, altrimenti se vuoi concludere con me con una forma d'arte diversa, io ho pensato che sarebbe bello concludere con una canzone molto più recente di Francesco Guccini, un cantautore emiliano come noi, che si chiama Eschimo e che sostanzialmente ci dice, mutatis mutandis, in tempi, circostanze ed eventi diversi, lo stesso che ci diceva Leopardi. Cioè, i momenti tristi e dolorosi, quando diventano ricordi,
diventano belli e positivi. Guccini si ricorda quando era povero in canna nel 68, non aveva neanche i soldi per andare al cinema e per andare con la sua ragazza doveva prendersi un albergo a ore in cui faceva freddo e non si poteva neanche spogliare. Quando invece 20 anni dopo si trova a vivere una vita di successo e confortevole, gli piacerebbe tornare ai tempi passati, non perché i tempi passati fossero migliori, ma perché il ricordo li trasfigura e li rende più belli. E dice perché sono più belli? Perché a quel tempo si poteva essere tutto per possibilità, cioè le prospettive erano tutte aperte. Quando uno poi cresce, le prospettive si chiudono e la bellezza della realtà sfiorisce. E poi dice anche, la paghi tutta e a prezzi di inflazione, quelle che chiamano la maturità. La maturità, il crescere, il diventare adulti, si paga. Quindi, ragazzo o ragazza che mi stai ascoltando, tieniti stretta la tua età giovanile. Goditela il più possibile perché ci dice Leopardi e ci dice anche Guccini, quando questa età finirà, le prospettive si chiuderanno e la parte più bella della vita sarà nei tuoi ricordi. Sentiamo Guccini e io ti saluto e ti auguro una buona giornata, una buona serata. Questa domenica in settembre non sarebbe pesata così, l'estate finiva più natura. 20 anni fa o giù di lì, con l'incoscienza dentro al basso ventre e alcuni audaci in tasca all'unità, la paghi tutta e a prezzi di inflazione, quella che chiama la maturità. Ma tu non sei cambiata di molto, anche se adesso è al vento quello che io per vederlo ci ho impiegato tanto, filosofando pure sui perché. Ma tu non sei cambiata di tanto, e se cos'è un orgasmo ora lo sai, potrai capire i miei 20 anni allora, quasi 100 adesso, capirai. Portavo allora un eschimo innocente, dettato solo dalla povertà. Non era la rivolta permanente, diciamo che non c'era e tanto fa. Portavo una coscienza immacolata che tu tendevi a uccidere, però inutilmente ti sei provata con foto di famiglia o paletò. E quanto son cambiato da allora, e l'eschimo che conoscevi tu lo porta addosso mio fratello ancora, e tu lo porteresti e non puoi più. Bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà. Tu giri adesso con le tette al vento, io ci giravo già 20 anni fa. Ricordi, fui con te a Santa Lucia, al portico dei Servi per Natale. Credevo che Bologna fosse mia, ballammo assieme all'anno o a Carnevale. Lasciammo allora tutti e due un qualcuno e non ne fece un dramma, non lo so, ma con i miei maglioni ero a disagio e mi pesava quel tuo paletò. Ma avevo la rivolta fra le dita, dei soldi in tasca niente, tu lo sai, che mi pagavi il cinema stupita e non ti era toccato farlo mai.
perché mi amavi non l'ho mai capito, così diverso da quei tuoi cliché, perché fra i tanti bella che hai colpito ti sei gettata addosso proprio a me. Infatti i fiori della prima volta non c'erano già più nel 68, scoppiava finalmente la rivolta, oppure in qualche modo mi ero rotto. Tu li aspettavi ancora, ma io già urlavo che Dio era morto, amore. Ma però contro il sistema anch'io mi ribellavo, cioè sognando di là nei profondi. E Gianni ritornato da Londra a lungo ci parlò dell'LSD, tenne una quasi conferenza colta sul suo viaggio di nozze stile freak, e noi non l'avevamo mai fatto, e noi che non l'avremmo fatto mai. Quell'erba ci cresceva tutta attorno, per noi crescevano solo i nostri guai. Forse ci consolava far l'amore, ma precari in quel senso si era già. Un buco da un amico, un letto a ore, su cui passava tutta la città. L'amore fatto alla boia d'un Giuda e al freddo in quella stanza di altri e spoglia, vederti o non vederti tutta nuda era un fatto di clima e non di voglia. E adesso che potremmo anche farlo, e adesso che problemi non ne ho, e nostalgia per quelli contro un muro o dentro un cine o là dove si può. E adesso che sappiamo quasi tutto, e adesso che problemi non ne hai, per nostalgia lo rifaremmo in piedi, scordando la moquette stile e l'hi-fi. Diciamolo per dire, ma davvero si ride per non piangere, perché se penso a quella che eri, a quel che ero, che compassione che ho per me e per te. Eppure a volte non mi spiacerebbe essere quelli di quei tempi là, sarà per aver 15 anni in meno, può avere tutto per possibilità, perché a 20 anni è tutto ancora intero, perché a 20 anni è tutto chi lo sa, a 20 anni si è stupidi davvero, quante balle si ha in testa a quell'età. Oppure allora si era solo noi, non c'entro meno quella gioventù di discussioni, caroselli, eroi, perché è rimasto, dimmelo un po' tu. E questa domenica in settembre se ne sta lentamente per finire, come le tante, via distrattamente a cercare di fare o di capire. Forse lo stanno pensando anche gli amici, gli andati, rassegnati, insoddisfatti, giocando a dire che si era più felici, pensando chi si è perso o no a quei patti. Ed io che ho sempre un eschimo addosso, uguale a quello che ricorderai, io come sempre faccio quel che posso, domani poi ci penserò se mai. Ed io ti canterò questa canzone, uguale a tante che già ti cantai. Ignorala come hai ignorato le altre, e poi saranno le ultime, ormai.